parlare di queste cose, però non so, ci siamo dimenticati, ci sono altri qui dentro che vogliamo parlare. Riusciamo a inquadrare questa problematica nuova che si è affacciata alla città all'interno di un discorso più globale? Io penso che invece la relazione del sindaco è numerosa, però da alcuni punti molto assolutoria. Penso che invece si dovrebbe trovare un qualche imbarazzo, ma non per cose mal fatte o cose da condannare perché crescite, ma proprio perché l'imbarazzo nei confronti della cittadinanza lo sentiamo anche noi come gruppo, cioè laddove ci si trova a discutere e continuamente vengono fuori queste problematiche. Continui tanti assessori, i cittadini al partito, non è il sindaco, il partito che mette in discussione il sindaco, ma è un problema di credibilità, gestione del governo cittadino. Assistiamo a questo fuori è cambiato un diverso mondo, è cambiato tutto il quadro di riferimento, è cambiata la società e mi pare che questa città, questo partito si stia continuamente a guardare il pericolo senza rendersi conto di quello che sta succedendo. Perché la fotografia che ci restituisce l'esito di queste ultime votazioni ha cambiato qualcosa o non ha cambiato niente? Ci dà degli spunti di riflessione o no? Fare anche la relazione del sindaco con questo governo al giorno non se ne sia accorto. Il voto è stato un voto chiaramente, un voto anche europeo, è stato un voto contro le politiche di austerità, è stato un voto che deve far cominciare a ritrattare, a rinegoziare tutti i trattati europei, altro che il carbone, perché col tempo che ci abbiamo va a finire che si unisce davvero con la Grecia. E a livello locale andrà affrontato prima o poi il problema del patto di stabilità. E noi l'abbiamo sempre detto, e basterebbe che 50 sindaci in tutta Italia si mettessero d'accordo per affrontare questo problema e qualcosa sicuramente succederebbe. Quindi ci vuole sicuramente più coraggio sulle politiche locali, non ci vogliono litigi, ma bisogna appunto cominciare a ragionare sulle prospettive future in un piano serio di cambiamento e di discontinuità che dia proprio credibilità a questa città, la credibilità nuova, proprio con una discontinuità e un cambiamento, perché quello che è stato fatto finora evidentemente non basta, non è quello di cui ha bisogno in questo momento la città. E questo ce lo dice anche l'esito del voto, ce lo dice anche l'esito del voto sul voto, perché ci dice che bisogna arrivare con concisività appunto a un cambiamento e non voglio entrare nell'analisi del voto perché non è sicuramente in questa sede, ci sono altri sedi per fare analisi, però anche sul locale, cioè rendiamoci conto che molte dei temi che noi tanti portiamo avanti, ma molte dei temi che proprio sono di fondo centrali della politica di questa città e che vengono fuori dai territori, quindi il tema del territorio, dall'inceneritore al tema dell'ambiente, al tema del traffico, tutto il tema del consumo del territorio, cioè sono proprio tutti questi temi. Sono tutti temi su cui bisognerebbe rialzare la porta proprio a sinistra. Si diceva tutti questi temi, tanto si manda il corpo. E da quali tante parti delle opposizioni sono venuti anche dei suggerimenti, è un modo di trattare il tema dell'ambiente, quindi tutti gli inceneritori, del traffico, del consumo di territorio, dicevo proprio su questi temi il partito che governa dovrebbe cominciare a dare delle risposte per rialzare la porta a sinistra, proprio con politiche nuove e politiche alternative, e ascoltare quello che viene anche da questo consiglio comunale, perché non è vero che non ci sono voci alternative qui dentro che suggeriscono anche cose diverse, altrimenti il voto popolare, cioè specialmente quello locale, è chiaro che si indirizzerà, e questo ce l'ha già fatto vedere, proprio perché le tematiche sono le stesse, verso quello che può essere il Movimento 5 Stelle,
portare le attività anche sul piano locale. Si registra una crisi verticale della politica dei partiti, quindi invece di invertire la rotta, qui si vede anche qui che questi litigano, cioè la crisi dei partiti, e qui si rivela all'interno del PD, addirittura all'interno di istituzione del sindaco. Tra l'altro, mi mettete in osservazione, solo per fare una famiglia, perché è fin troppo facile notare che si tratta di un collasso quasi interamente dedicato a partite, perché donne e giovani non a caso sono individuati, a volte anche con superficialità, come più ci portatori di novità positive. Però anche i movimenti di contestazione, quello di Villo, in cui si riconoscono le positività, la difficoltà, ovviamente la rottura, si vede anche il rischio che gente oggi che partitisticamente autoritarie possono produrre degli effetti pericolosi. E questa è una tematica che andrà approfondita anche all'interno dei partiti. Quindi al corso da anni ormai ci troviamo ad affrontare solamente le emergenze, l'emergenza casa, l'emergenza lavoro, l'emergenza traffico, l'emergenza ambiente, pensando sempre di poter intervenire con la mandaglia poi di dover affrontare situazioni straordinarie. Quindi proprio perché le situazioni straordinarie sono diventate straordinarie, quel problema si entra senza un tipo di logica. La programmazione di questa città è diventata un optional, è un momento che col tempo si è depotenziato e ha provocato quello che noi vediamo, quindi il declino del tessuto economico, il declino del tessuto industriale e sociale di questa città. Il gruppo di ricerca di questa città ha semplicemente gestito, non ha compensato. Quindi oggi si pone il problema di mettere in fila tutte le questioni, di rivedere queste risorse a partire dalle questioni del lavoro, l'esempio proprio paradigmatico, quello dei lavoratori di riposo, e quindi ci sarà poi la seduta proprio per mettere in fila tutte le questioni. Ma penso anche che, come c'è bisogno appunto in tutti i tanti, a livello nazionale, di politiche nuove, c'è bisogno anche in questa città di politiche nuove e di area nuova, perché non basta solo pensare di poter cambiare le persone, di dare autonomi diversi, ma bisogna veramente cambiare tutti.